Ci sono immagini da interpretare, ma c'è proprio una frase, quindi
tutti voi che avete scelto il primo mazzo, ovvero questo mazzo, il mazzo della Malachite. Adesso andiamo a vedere qual è la prima carta di questo mazzo, che è una carta proveniente dal mazzo Earth Magic. Sono delle carte oracolo. Vediamo un po'. La prima carta di questo mazzo è la carta Fire, ovvero Passion. Vediamo un po' questa carta bellissima, così vivida. Cosa ci dice? Questa carta esprime perfettamente il concetto, diciamo, teorico con l'immagine che ospita, quindi fire, passion, il fuoco, la passione. E vediamo quest'uomo appunto intento a giocare con il fuoco, diciamo. Anche perché già dall'alba, diciamo, dagli albori dell'umanità, gli uomini sono sempre stati affascinati dal fuoco. E il fuoco è un elemento che ha cambiato l'esistenza dell'uomo in modo drastico. Se pensiamo al calore che genera, quindi il fatto di non morire più di freddo, o anche ad esempio di cuocere gli alimenti, di avere la luce anche quando è buio, quindi è una delle cose, forse è uno degli elementi che ha, diciamo, condizionato la nostra vita in maggior modo. Quindi anche il sole, in questo caso, è fatto, diciamo così, di fuoco, e il sole è un elemento che è necessario alla vita, quindi anche da quel punto di vista il fuoco torna a essere un elemento fondamentale. E in questa carta appunto troviamo quest'uomo che sta facendo una sorta di, sembra quasi di cerimonia, no? Ballando con questo fuoco in modo così appassionato. E anche il fuoco appunto spesso viene visto come elemento legato alla passione, e quindi appunto la carta ci dice, ci chiede anzi, quali sono le passioni, le nostre passioni, che cos'è che ci accende come un fuoco, che cos'è che accende la fiamma creativa che è dentro di noi. Perché noi quando ci sentiamo diciamo appassionati per qualcosa, ci accendiamo, appunto siamo entusiasti, mentre invece quando non alimentiamo la passione nella nostra vita, qualsiasi cosa ci appassioni, è come se quella fiammella dentro di noi un po' si affievolisse. Diciamo quando ci manca un po' quelle farfalle dentro lo stomaco, che non sono soltanto legate all'amore, ma anche a qualcosa che proprio ci piace fare, appunto ci appassiona. Perché la passione fondamentalmente è qualcosa che viene dentro, da dentro di noi. Sono, diciamo, gli eventi esterni, una persona, eccetera, eccetera, che possono accendere la nostra passione, ma fondamentalmente è qualcosa che noi abbiamo dentro da sempre. E spesso, appunto, quando siamo un po' schiavi degli schemi della vita, eccetera, eccetera, accantoniamo un po' le nostre passioni e, diciamo, le sopprimiamo un po', e questo non è mai bene. Perché fondamentalmente se le passioni sono quello che fa fuoriuscire da noi quello che è primordiale, quello che è diciamo innato in noi, sopprimerle significa sopprimere comunque noi stessi, una parte di noi. E appunto questo, quando si tratta di passione, molto spesso si pensa solo alla sfera sessuale, ma non è assolutamente così, perché basti pensare a, non so, un hobby, uno sport, un qualcosa che per noi è di vitale importanza e che noi abbiamo proprio bisogno di fare per sentirci appagati, ecco. E quindi questa carta ci invita proprio a pensare a cos'è che ci appassiona, e ci invita a dedicarci alle nostre passioni in questo periodo, perché forse avete un po' tralasciato magari in questo periodo della vostra vita le vostre passioni, che sia perché magari siamo troppo impegnati con il lavoro, troppo impegnati con gli impegni che anche, diciamo, gli altri ci impongono, perché spesso succede, la famiglia, qualsiasi cosa sia, e purtroppo certe volte ci sentiamo costretti ad abbandonare, tra virgolette, accantonare le passioni che per noi altrimenti sarebbero di vitale importanza, perché vengono spesso viste come non necessarie, come se il resto fosse più importante. Sicuramente spesso può essere questo il caso, nel senso può essere necessario accantonare alcune cose di noi,
a favore di qualcosa di più importante, di più, diciamo così, urgente. Ma in questo momento le carte vi invitano invece a dedicarvi alle vostre passioni, di ritagliarvi un pochino di tempo per voi, dalla passione più piccola, dalla cosa più piccola che vi piace, ad esempio, non so, prendervi un momento per voi per ascoltare la vostra canzone preferita, quindi pochi minuti a dedicarvi al vostro hobby preferito, a dipingere, non so, ballare, quello che vi piace, quello che vi appassiona di più. Magari passare anche più tempo con la persona amata, quindi in questo caso potrebbe essere anche davvero una passione a livello emotivo, sentimentale o sessuale. Qualsiasi tipo di passione voi, qualsiasi tipo di passione vi venga in mente sentendo queste parole, è quello. Quello è quello che dovete fare adesso, dedicarvi a questa cosa e ritagliarvi un pezzo della vostra giornata, una parte del vostro tempo per alimentare quella fiamma, quella fiammella che risiede dentro di voi, perché è molto importante. Vediamo un po' che cosa ci dicono anche le altre carte di questo mazzo. La seconda carta di questo primo mazzo è una carta proveniente da il mazzo di carte oracolo che si chiama Sacred Traveler, eccola qui, ed è Traveling Lightly. E il consiglio, come vediamo qui c'è un viaggiatore con un liuto sulle spalle, ci dice Simplify your life, quindi semplificate la vostra vita. Vediamo un pochino nel dettaglio cosa ci consiglia di fare questa carta. Questa carta appunto ci dice Simplify your life, ovvero semplifica la tua vita. Questa carta ci invita a abbandonare quello che non ci serve nella vita, quello che non è necessario, diciamo, perché ad oggi una vita, diciamo, impegnata, frenetica, che come appunto è la vita moderna, spesso vede un accumularsi di oggetti, di cose, diciamo così, generico, diciamolo generico, che non ci servono, non sono necessarie, ecco, per vivere. E quindi ci fanno ritrovare in una sorta di staticità, ecco, chiamiamola così. Quindi bisognerebbe fare una sorta di pulizia, proprio adesso che arriva la primavera, poi è, diciamo, più calzante che mai questo termine, sia di quello che abbiamo materialmente, quindi esterno a noi stessi, ma anche quello che è dentro di noi. Quindi bisogna fare e trattenere quello che davvero è importante e rilasciare, abbandonare tutto quello che invece è, chiamiamolo così, superfluo, per ritrovare la pace, la serenità e anche togliere questa sorta di situazione stagnante in cui magari vi state ritrovando. E quindi appunto semplificate la vostra vita, simplify your life. Altrimenti, diciamo, è anche difficile andare avanti, evolversi, crescere e ascoltare anche per chi appunto è invece ha un lato, diciamo, spirituale molto spiccato, comunque per chi è importante la vita spirituale, anche diciamo ascoltare un po' la parte meno materiale della vita, quindi quella appunto un po' più spirituale viene un po', diciamo così, occlusa da questa superficialità, da questo sovraccarico che spesso ci ritroviamo ad accumulare nella vita. Quindi bisogna un attimo fermarsi, ripulirsi, ecco, diciamo così, e riprendere il cammino. Questo mazzo che si chiama appunto Sacred Traveler, che uso spessissimo, che appunto si chiama Il Viaggiatore Sacro in italiano, ci dice che fa sempre appunto la solita metafora del viaggio e del viaggiatore. La metafora in questo caso è che durante il viaggio spesso si trasportano delle cose che appunto non ci servono e diventano un peso, anzi, durante il viaggio stesso. Quindi adesso è il momento di dire addio a quelle cose che rendono questo viaggio più pesante. Attenzione, possono
possono essere anche persone, non solo oggetti, perché appunto parliamo anche di, abbiamo detto anche, potrebbe essere un alleggerimento che deve essere fatto all'interno di noi, quindi magari ci sono persone che non sono positive nella nostra vita, ecco ad esempio. E quindi bisogna tenere quello che funziona, quello che ci serve veramente e lasciare andare il resto, fare quello che è essenziale e rilasciare quello che invece ci allontana dal modo più veloce, in questo caso per terminare il nostro viaggio, per mantenere la metafora appunto e appunto per far sì che ci possiamo evolvere proprio come esseri e migliorare la nostra vita. Diciamo emotiva e spirituale, appunto. Ad esempio, si può anche pulire la stanza, si può anche pulire, non so, una sorta, ad esempio, la nostra tabella di marcia giornaliera. Si può togliere qualche impegno che magari, appunto, è diventato superfluo e che possiamo permetterci di eliminare. Quindi, anche un piccolissimo passo in avanti in questo senso, quindi anche una piccolissima pulizia fisica o spirituale può fare una differenza immensa. Bene, andiamo avanti e vediamo cosa ci vuole dire la prossima carta. La terza carta di questo primo mazzo è una carta di tarocchi che viene dal mazzo Everyday Witch Tarot. E la carta in questione è il 2 di coppe. Adesso andiamo un po' nel dettaglio a vedere cosa ci vuole dire questa carta. Abbiamo qui il 2 di coppe indica attrazione, compatibilità e anche una partnership di qualche tipo, che sia essa di tipo romantico o anche magari ad esempio. Sollevano in alto i calici e brindano.
adesso cosa ci dice l'ultima carta, la carta riassuntiva che non ha immagini ma solo una frase. La carta ci dice: be honest about your feelings, quindi sii onesto per quello che riguarda i tuoi sentimenti. Mi sembra perfettamente calzante con quello che ci ha detto questo mazzo fino adesso. Vediamo di fare, diciamo così, un piccolo riepilogo, diciamo, ecco, generale. La prima carta ci parlava di passioni, quindi il fuoco, la passione, quella fiammella da alimentare che è dentro noi stessi e che spesso, diciamo così, rimane sopita se non ci dedichiamo a quella passione stessa. Poi abbiamo visto la carta traveling lightly, quindi viaggiare più leggeri, semplificare la propria vita, abbandonare le cose che non ci servono più, che sono superflue, e focalizzarsi solo sulle cose veramente importanti. E poi abbiamo il due di coppe, che era appunto la carta che ci parlava proprio dei sentimenti, di questo rapporto con quest'altra persona importante che ci porta a dei risultati ottimi nella vita. E che dire, quest'ultima carta ci dice appunto: sii onesto con i tuoi sentimenti. Quindi magari questo per voi è un momento in cui sicuramente la passione e i sentimenti la fanno da padrona, e magari avete conosciuto una persona nuova e quindi state approcciando con questa persona con tutti, diciamo, i dubbi, le paure, le gioie che questo comporta. Quindi questo vi dice: andate, buttatevi, l'importante è che appunto siate onesti riguardo i vostri sentimenti, non fatevi, diciamo, non fate prevalere le paure, le ansie, ma siate fiduciosi, perché il due di coppe ci dice che questa è una riuscita, una cosa positiva, ci sono dei risultati molto positivi con quest'altra persona. Ci dice appunto: andate a fondo al fondo delle vostre passioni, concedetevi di esplorare e di vivere le vostre passioni, siate, diciamo, date attenzione a quello che è importante, e in questo caso l'importante, come ci dice appunto la seconda carta, viaggiate leggeri, sono probabilmente proprio i vostri sentimenti. Questa carta può anche voler dire, come dicevo prima, il due di coppe non solo una relazione sentimentale, ma anche, diciamo, lavorativa, nel senso che comunque magari state, volete cambiare lavoro e volete fare quello che veramente vi appassiona nella vita, perché siete invece schiavi di uno schema, di un lavoro che state facendo, magari avete paura di fare un salto e di passare a fare un lavoro che magari è meno sicuro, ma è quello che vi appassiona, è quello che vi piace. Anche qui vi invita questo mazzo a essere sinceri con voi stessi, siate sinceri per quanto riguarda quello che volete davvero e buttatevi, perché comunque questo mazzo è un mazzo molto positivo, indica comunque una riuscita, sia che si parli del lato sentimentale della vita, sia che si parli del lavoro, ad esempio, o di una nuova avventura, appunto, per quanto riguarda una collaborazione con qualcuno. Quindi sì, assolutamente, fate questo salto, fatelo, dedicatevi a quello che vi appassiona, non vi preoccupate troppo del resto, delle cose a contorno, delle cose che non vi stanno facendo progredire, vi stanno solo rallentando, quindi alleggeritevi e vedrete che seguendo questi consigli arriverete a una situazione ottimale, felice e proficua, da qualsiasi senso questo, qualsiasi cosa questo significhi. Grazie per aver visto questo video e per aver scelto questo mazzo. Se non volete vedere, se non volete consultare altri mazzi, ci vediamo col prossimo video. Altrimenti passate all'altro mazzo che vi, o agli altri mazzi che vi interessano. Intanto vi abbraccio e vi ringrazio ancora. Andiamo a vedere adesso il secondo mazzo, che è il mazzo del quarzo. Vediamo un pochino qual è la prima carta. La prima carta viene dal mazzo Earth Magic e sono delle carte oracolo, e la carta in questione, vediamo un po', è Lake Stillness, ovvero immobilità. Meravigliosa. Andiamo un po' a vedere cosa ci vuole dire nel dettaglio questa carta. Questa bellissima carta, che si chiama appunto Lago, ci invita a osservarla nella sua interezza, perché è proprio un quadro armonico quello che ci offre. Il disegno è fantastico, se osserviamo tutte queste, queste
bello questa alba, sembrerebbe, che sorprende la vegetazione e questo lago, risvegliando, diciamo, tutto, perché l'alba, insomma, diciamo, riporta, diciamo, risveglia tutti noi. E nonostante ciò, vediamo che il lago resta calmo, quieto, fermo. Tutta la scena, nonostante questa, diciamo, vividezza che di lì a poco ci fa intendere che diciamo, la scena acquisirà, perché comunque i colori diventeranno più accesi, diventeranno più vibranti. Comunque tutto rimane sempre più quasi dormiente, ma non addormentato, non so se mi spiego. Questa vegetazione così maestosa e così lussureggiante, che diciamo prende nutrimento da quest'acqua così, così limpida, comunque sembra pesante, sembra ferma, e così anche il lago, che malgrado, appunto, come noi sappiamo, l'acqua sia un elemento così, così in movimento, così quando noi pensiamo al mare, no? Un qualcosa sempre, appunto, in continuo movimento, in continua evoluzione. L'acqua, essendo fluida, è sempre dinamica, è un elemento molto dinamico. In questo caso abbiamo proprio questa scena, ci comunica proprio quello che dice stillness, quindi quasi immobilità. Che cosa si intende qui per immobilità? Si intende una sorta di pausa, cioè, nel senso, la carta ci invita a fare una pausa ogni tanto. Quindi concedersi di non essere distratti da quello che ci succede nella vita, di prendersi un momento più o meno lungo per lasciare che niente interferisca con noi stessi. Potrebbe anche semplicemente essere un momento in cui noi ci fermiamo. Ci mettiamo in pausa da qualsiasi cosa stiamo facendo, magari al lavoro stiamo scrivendo al computer, ci fermiamo un istante, prendiamo un bel respiro proprio profondo con gli occhi chiusi, proprio tipo ricarica, e poi riprendiamo a scrivere. Quindi non è detto che debba essere una solitudine come altre carte spesso ci invitano a fare, quindi di lasciar stare, ad esempio, le persone, ciò che ci succede per una giornata per ricaricarsi. In questo caso è una pausa che può durare anche pochi secondi, può bastare anche quello. Che comunque, come spesso diciamo, questi giorni, diciamo, questo tempo moderno, chiamiamolo così, un po' da vecchietta, questi giorni moderni, diciamo, ci obbligano ad essere sempre veloci, sempre attenti, sempre sul pezzo, fare mille cose insieme. Il multitasking ormai è diventato il leitmotiv della vita di tutti i giorni. Sbrigarsi, 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 sbrigarsi. Questo bisogna sempre farlo per essere al passo con le cose, con i tempi, con le persone. E ci sembra quasi di essere una sorta di vortice che non si può fermare, perché della serie la vita è così, e che ci vuoi fare? Bisogna adattarsi. In ogni caso, malgrado questa situazione che effettivamente spesso, purtroppo è vero, ci obbliga a essere al passo, se non vogliamo essere scartati, per esempio, dal lavoro, mangiati vivi dalla concorrenza, piuttosto che da qualcuno che è più veloce di noi a, non so, a fare qualcosa che per noi è importante, non dobbiamo mai essere prigionieri di questo meccanismo, di questa sindrome della corsa a qualsiasi cosa sia. Perché questa cosa ci può portare a sentirci intrappolati, appunto, perché ci sembra, appunto, che noi non possiamo fare niente per fermare questa cosa, questa necessità di corsa. E non importa se ogni tanto, se quello che ci circonda sembra essere tutto non stop, tutto veloce e travolgente, bisogna, anche se per un secondo, cercare l'immobilità che la carta ci suggerisce, quindi la pausa, lo stop da tutto. E bisognerebbe trovare questa immobilità all'interno di noi stessi, cioè cercare dentro di noi, avere la capacità di fermarci, staccarci per un momento da tutto quello che ci circonda, ovunque ci troviamo e in qualsiasi momento. Ad esempio, non so, siete in metro, state andando da qualche parte. Per un momento prendete un bel respiro, o forse in questo periodo
faccio anch'io la moderna polemica sui virus vari. Forse in questo periodo prendere un buon respiro in metropolitana non è proprio il top, però, a parte gli scherzi. Evitare di prendere troppo, diciamo, in considerazione il bombardamento di informazioni, di voci, di rumori che abbiamo intorno. Quello che mi viene in mente adesso, che mi ricordo sempre, è la mia migliore amica che una volta mi raccontò che lei, quando era più piccola, dato che tutte e due abbiamo una passione per la lettura, lei ad esempio si ritrovava a leggere anche durante le riunioni di parenti, di famiglia, no? Quindi, che ne so, i Natali, le varie festività in cui ci sono tanti parenti tutti nella stessa stanza che ridono, scherzano, giocano, gridano. Lei era più piccolina, quindi spesso si isolava anche dagli adulti, voleva fare, diciamo, le sue cose e si metteva a leggere nella stanza piena di gente che parlava, assillava, e lei riusciva ad isolarsi, a non sentire più queste persone che parlavano, a concentrarsi sulla lettura, quindi ad immergersi in se stessa per poter godere della lettura appieno. E questa è una cosa che secondo me sarebbe bene imparare a fare, quindi imparare ad isolarsi da tutto, anche in condizioni estreme, in questo caso. Perché appunto se riusciamo a essere in grado di fare questa cosa e a stare, diciamo, a padroneggiare noi stessi, ecco, diciamola così, a riuscire a focalizzarci su noi stessi, su nient'altro, su quello che c'è dentro di noi, a chiudersi in una sorta di guscio, di barriera anche per pochi secondi rispetto all'ambiente esterno, può essere una cosa che ci salva in molte situazioni. E perché questa cosa non solo ci rilassa a livello mentale, ma ci migliora la nostra capacità, la nostra sensibilità, la nostra consapevolezza di noi stessi, ma anche di quello che abbiamo intorno, perché comunque, come succede sempre, più capiamo noi stessi, più ci prendiamo cura di noi stessi, più siamo in grado di capire il resto della nostra vita, gli altri e quello che ci circonda. Vediamo adesso che cosa vuole dirci la prossima carta. La seconda carta di questo secondo mazzo è una carta che viene dal mazzo Sacred Traveler, anche qui sono delle carte oracolo. Vediamo un po' la carta in questione. Che carta è? Ed è la carta Cleansing Waters, che ci dice Purification activates vibrant life force. Vediamo un po' nel dettaglio cosa ci vuole dire questa carta. Dunque, questa carta ci invita, come dice sotto, a, diciamo, a effettuare una sorta di purificazione della vostra vita, della nostra vita. Perché ci dice Purification activates vibrant life force. Quindi la purificazione attiva una forza vitale, una forza vibrante. Quindi ci riempie di vita, ecco. Questa carta ci ricorda che per raggiungere la pienezza nella vita, ogni tanto è bene purificare noi stessi e ciò che ci circonda. In che senso? Può essere una pulizia del nostro ambiente di lavoro, può essere una pulizia della nostra casa, quindi buttare via vecchi abiti, fare una pulizia, diciamo così, approfondita, le pulizie classiche, pulizie di primavera, perché poi parliamo proprio di primavera, perché siamo a marzo, quindi mi sembra molto calzante. Oppure potrebbe essere necessaria una pulizia di noi stessi, una pulizia, non so, spirituale, piuttosto che una pulizia, diciamo, per quanto riguarda i nostri contatti, le persone che frequentiamo, le persone che abbiamo vicino. E bisognerebbe anche togliere ogni tanto, proprio sempre a livello spirituale, parlando della nostra, del nostro io interiore, dei vecchi schemi ogni tanto. Quindi qualcosa che non ci serve più a livello sia pratico ma anche spirituale, appunto. Quindi possono essere vecchie abitudini, possono essere degli schemi in cui ricadiamo di continuo, qualcosa che continuiamo a fare, qualche, non so, ad esempio, qualcosa che continuiamo a permettere ad un'altra persona, qualsiasi sia la cosa che non vi fa bene, che non vi serve più, via, si toglie tutto. E potrebbe essere anche un cambio di dieta,
perché no, c'è tanta gente che si rimette in forma in questo periodo, che riprende la palestra, che inizia la dieta. E magari il buon proposito può essere bere più acqua, qualsiasi sia. Quindi diciamo che l'importante intanto è settare le intenzioni, quindi metterci lì e dire ok, questo mi serve? No, questo mi fa bene? No, questo mi fa bene? Sì, e quindi fare una sorta di stima di quello che facciamo, di quelle che sono le nostre abitudini quotidiane, di quello che vogliamo raggiungere anche. Qual è la direzione che la nostra vita è il caso che prenda e vogliamo che prenda? E facendo questo possiamo anche invece essere più attivi e pronti ad aiutare anche gli altri. Se magari siamo in una situazione in cui nella nostra vita c'è qualcuno che ha bisogno del nostro sostegno, possiamo essere anche più efficienti in quell'ambito, stando meglio noi. Questo mazzo lo dico sempre ogni volta che lo utilizzo, ogni volta che utilizzo anche una carta per carta. È il mazzo che si chiama The Secret Traveler, quindi il viaggiatore segreto, e utilizza sempre metafore legate al viaggio e al viaggiatore, quindi il viaggiatore chiaramente siamo noi e il viaggio è la vita stessa. Che cosa vuole questo viaggiatore, questo Secret Traveler, diciamo, carpire da questo mazzo? Quindi voi cosa avete bisogno di sapere da questo mazzo, da questa carta in particolare? Il viaggiatore, diciamo, di tanto in tanto durante un viaggio, ecco, si prende il tempo per fare un bagno, quindi lavarsi durante la strada, purificarsi proprio, come ci dice la carta, e diciamo riprendere meglio di prima il viaggio. Ecco, questo è quello che dovete fare voi, voi viaggiatori, appunto. Ad esempio, c'è una delle cose, diciamo, che rappresenta meglio questa pulizia, potrebbe essere la cascata. Se pensate a una cascata, la cascata è fresca, è rigenerante, fa anche una sorta di massaggio, no? Con la sua potenza. Ed appunto questa potenza è dirompente, non si ferma, non si riesce a bloccare questa cascata. E quindi anche la vostra vita deve essere così, dovete essere pieni di vita in questo periodo, dovete essere, diciamo, dovete avere le energie per fare una sorta avere una sorta di rinascita, ecco. Quindi pulite voi stessi, pulite le vostre energie, pulite la vostra vita, in qualsiasi senso in qualsiasi senso sia. Quindi, diciamo, cercate di scrollarvi di dosso anche i limiti, per esempio, che vi siete autoimposti. Ogni tanto ci può anche essere bisogno appunto di purificarsi dalla vita di tutti i giorni, come appunto dal lavoro, come dalle persone, magari ci vuole un momentino per voi stessi, ci vuole un momento di solitudine, qualsiasi cosa per voi abbia il significato di ricarica in questo periodo di pulizia, è bene che lo facciate. Potete anche semplicemente appunto staccare tutto, staccare telefono, televisione, radio, qualsiasi cosa e farvi un bagno, semplicemente con calma, rilassandovi. Quello che vi serve per ricaricarvi, ripulire le vostre energie, fatelo, perché in questo periodo è molto importante, perché magari ci sono delle cose che dovete essere pronti ad accogliere in futuro, ci sono nuove sfide, nuove situazioni o magari perché no anche nuove persone, e in questo modo sarete pronti, freschi per accogliere tutto quello che la vita vi presenterà nel migliore dei modi. Adesso andiamo un po' a scoprire cosa ci deve dire la prossima carta di questo mazzo. La terza carta questo secondo mazzo è una carta dei tarocchi dal mazzo Everyday Witch ed è, vediamo un po', la carta, andiamo subito, la regina, qui si chiamano Pentacles, pentacoli, ma in italiano sono i denari, quindi regina di denari. Vediamo nel dettaglio che significato ha questa carta. Qualcosa di cui si ha bisogno non sempre sono
Andiamo a scoprire adesso il consiglio che ci dà l'ultima carta, quindi il riepilogo finale di questa carta, che ha solo una frase e non un'immagine. La carta ci dice be easy on yourself, quindi siate, diciamo, non siate troppo duri con voi stessi. Vediamo un po' cosa vuol dire, diciamo, cosa il quadro finale dopo quello che abbiamo visto. La prima carta ci suggeriva, la carta del lago ci parlava dello stare fermi, dell'immobilità, del fermarsi per un momento e di trovare quella pace interiore che ci può
salvare in determinate situazioni. La seconda carta, Cleansing Waters, quindi questa sorta di purificazione di acqua, di nuovo qui troviamo di nuovo l'acqua, questo elemento che continua a essere presente, abbiamo questo consiglio di purificarsi, perché la purificazione, diciamo appunto come diceva la carta, attiva una forza vitale vibrante, proprio inarrestabile, ecco, non mi veniva il termine. E poi abbiamo visto invece la regina di Pentacoli, ovvero di Danari, che appunto ci ricordava che l'abbondanza può essere qualcosa che abbiamo già intorno e non ce ne accorgiamo, ma che è qualcosa che non sempre riguarda le finanze, come spesso magari invece si pensa. Quindi molto spesso l'abbondanza noi associamo alla ricchezza materiale, ma non sempre è così. E questa carta, Be Easy on Yourself, ci dice proprio che ogni tanto bisogna non essere troppo duri con noi stessi, quindi si riallaccia anche alle altre carte. In che modo? Parlando di quel momento di solitudine, di stacco che ci consigliava il lago, quindi l'immobilità. Chiaramente anche lì, be on yourself, nel senso di pensate a voi stessi, non siate duri con voi stessi, prendetevi un piccolo momento per dedicarvi a voi, per fare qualcosa per voi stessi, quella piccola pausa, non importa dove, non importa quando, quel piccolo posto sicuro e calmo dentro noi stessi da trovare, da poter raggiungere in qualsiasi momento. Pensando anche alle altre carte, quindi anche al cleansing waters, quindi all'acqua che purifica, al fatto di doversi purificare spesso anche a livello, diciamo, spirituale, emotivo, non solo pratico, e poi anche per il fatto di avere dell'abbondanza, di rendersi conto dell'abbondanza che abbiamo intorno. Quindi non pretendete troppo da voi stessi in questo periodo, quindi be easy on yourself, siate più gentili con voi stessi, se capite cosa intendo, perché comunque c'è un modo per raggiungere quell'abbondanza che non vi sembra di avere, quel traguardo che vi sbracciate tanto per raggiungere, perché se siete meno, diciamo, pretendete meno, un pochino meno in questo periodo da voi stessi, sicuramente così facendo sarete più propensi a vedere qual è l'abbondanza che già avete intorno, quello che vi circonda, il fatto di non essere sopraffatti da quello che abbiamo intorno, quindi di trovare quel piccolo centro calmo e tranquillo dentro di noi che ci suggeriva di trovare la prima carta, e anche di operare una sorta di purificazione nella nostra vita, nella vostra vita che avete scelto, di voi, vostra, che avete scelto questo mazzo. E quindi ecco, questo mazzo appunto in questo periodo ci invita proprio al taglio, alla potatura di cose che non ci, diciamo, ci mettono sotto pressione. Ecco, non dobbiamo contribuire, perché ce lo fa abbastanza la società e la vita stessa, a mettere noi stessi sotto pressione, a pretendere ancora, 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 ancora. Va bene farlo fino ad un certo punto. In questo momento dovete un po' staccare, trovare una sicurezza dentro di voi, un porto franco dentro di voi, un posto sicuro che sapete di poter raggiungere in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, e fare un po' di pulizia, anche sia appunto a livello mentale che anche, perché no, a livello pratico, come diciamo prima, in casa vostra, nel posto di lavoro. Quindi questo è quello che dovete fare adesso, con l'arrivo della primavera, poi perfettamente in accordo con questo periodo di rinnovamento, di rinascita che è la primavera. Quindi si esce da un letargo invernale e si riprende la vita stessa. Grazie per aver scelto questo mazzo, per aver guardato questo video. Se non siete curiosi o nessun altro mazzo vi ha colpiti, e quindi terminate qui la visione di questo video. Grazie, altrimenti andate a consultare l'altro mazzo, gli altri mazzi che vi hanno colpito. In ogni caso, grazie e ci vediamo con il prossimo video. Eccoci qui, andiamo a scoprire il terzo mazzo, ovvero il mazzetto della Agata. No, scusate, Floride, 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 Floride. Lapsus.
Allora, la prima carta di questo mazzo è una carta proveniente dal mazzo oracolo Earth Magic e nello specifico è la carta Island Solitude, quindi isola, solitudine. Andiamo un po' a vedere nel dettaglio che cosa ci vuole comunicare questa carta. Se osserviamo questa carta, il concetto di solitudine è ben chiaro. Basta guardare l'immagine, questo albero fiorito, ma comunque solo. In questo ambiente così un po' cupo, un po' scuro, su quest'isola che sembra essere l'unica cosa in mezzo a questo specchio d'acqua, che ci fa intendere, diciamo, essere, la carta ci fa intendere essere molto più ampio perché intorno non si vede altro. E diciamo che guardando questa carta ci possono essere vari sentimenti che ci affiorano, diciamo, nella mente e nella pancia, diciamo così. E diciamo che questo dipende un po' dalle percezioni, dalla singola percezione, perché comunque, come dicevo prima, quest'albero è solo, ma è comunque pieno di fiori, quindi diciamo comunque si staglia su questo ambiente così un po' scuro, però è illuminato da un pochino di luce. In realtà la luce che emerge illumina solo lui, e mentre invece intorno è completamente buio. E anche le sue radici, malgrado sia solo, si aggrappano alla roccia sottostante, affondano nella terra il più possibile per coglierne comunque il nutrimento. Quindi, diciamo, si potrebbe percepire l'immagine come un senso di pace, cioè la solitudine che ci dà la pace e la tranquillità, anche come una sorta di inquietudine, come di solitudine in senso negativo, diciamo. In realtà questa carta ci invita a prenderci dello spazio per noi stessi, di goderci un po' di solitudine, di sana solitudine, preferibilmente in silenzio, con calma, senza il sovraffollamento delle giornate della vita, diciamo, quotidiana. Magari trascorrere una mattinata, un pomeriggio o un'intera giornata, perché no, da soli, completamente distanti dalle sovrastrutture che la vita di oggi ci impone. E la società spesso anche, anzi il 90%, ha diciamo detta le regole di come deve essere la vita di oggi, e ogni tanto invece è bene valutare cosa è giusto per se stessi, cosa è meglio per se stessi, e distaccarsi dalle, diciamo, regole imposte da questa società. Quindi prendersi una pausa, ma deve essere una pausa positiva, nel senso, la solitudine, bisogna rendersi conto che in questo caso è positivo lo stare un po' da soli, il metabolizzare, il prendersi cura di noi stessi, il prendersi cura delle proprie emozioni, delle, proprio anche del nostro corpo, del nostro fisico, del fare una pausa, il riposo, eccetera, eccetera, sono cose che periodicamente sarebbe il caso di fare. Quindi godersi proprio la pace, la tranquillità della solitudine, la compagnia di noi stessi, perché spesso ci dimentichiamo che noi stessi dobbiamo essere i nostri primi amici, la nostra prima compagnia. E, quindi bisogna essere utile anche per capire quali sono effettivamente i nostri veri pensieri, i nostri veri sentimenti, perché spesso non ce ne rendiamo conto finché non ci fermiamo un attimo. Ci stacchiamo, ci distacchiamo da tutto e da tutti e cerchiamo effettivamente, veramente, di leggerci dentro. E spesso la solitudine viene anche vissuta con paura, perché solitudine spesso viene associata, in inglese la parola ad esempio è diversa, perché solitude è differente da loneliness. Loneliness è una solitudine negativa, in cui siamo soli perché nessuno ci vuole, perché qualcosa che evoca un sentimento negativo. Invece solitude, come in questo caso, significa solitudine in senso positivo, in senso di raccoglimento, ecco, di pace. E anche perché un periodo di solitudine ci aiuta invece, a seguito di questo periodo, ad essere più in grado di essere in connessione con quello che abbiamo intorno e con le persone anche che abbiamo intorno, quindi ci, diciamo, serve come una sorta di ricarica e anche di miglior comprensione di noi stessi, per comprendere anche gli altri e vivere meglio con tutti gli altri che ci circondano.
Quindi ecco, cercate di capire che il concetto di solitudine in questo caso è positivo ed è assolutamente necessario, probabilmente in un periodo in cui siete sovraccarichi di informazioni, di persone, di richieste che vi fanno gli altri, di non so, siete bombardati da cose esterne. È il momento di chiudersi un attimo da quello che c'è intorno e stare solo con voi stessi. Vediamo un po' cosa ci consigliano anche le altre carte di questo mazzo. Andiamo ora a consultare questo mazzetto e vediamo che seconda carta ci offre. È una carta proveniente dal mazzo Sacred Traveler, un mazzo di carte oracolo che in questo caso, vediamo un po' nello specifico, si tratta della carta Embracing Enthusiasm. Quindi abbracciate l'entusiasmo, shout the heavens with happiness. Quindi l'entusiasmo e la felicità la fanno da padrona. Andiamo a vedere qualcosa di più, valutando nel dettaglio cosa ci dice questa carta. Come potete sentire, qui con me c'è Nova, che l'ho già detto, ma oggi è qui con me a fare questa lettura di carte. E per chi conosce già il mio canale, per chi insomma mi conosce un po', sa che Nova ha un vizietto, cioè quello di, a parte vivere in simbiosi con me, di fare le fuse in maniera un tantino prominente, ecco, e di succhiarmi il braccio. Prima lo faceva con il collo, piano piano è passato al braccio, quindi ecco, è questo il momento in cui lei si rilassa, così fa la pasta, la classica pasta, così si dice quando i gatti muovono le zampine su e giù. E niente, adesso è qua con me, come potete sentire in sottofondo. Ve la faccio sentire bene, va. E niente, lei è qui con me, quindi sentirete le fuse in sottofondo, ecco, non tanto in sottofondo perché è appiccicata a me, però vabbè. Dicevamo, passiamo finalmente a questa carta dopo il discorso su Nova. Questa carta appunto si chiama Embracing Enthusiasm, quindi ci dice di shout to the heavens with happiness, quindi diciamo di essere felici, ci invita proprio ad essere gioiosi nei confronti della vita stessa, di quello che abbiamo, ecco. Infatti ci dice di prendere una decisione nella vita, di agire. Quindi di smettere di aspettare al margine della vita stessa e di prendere pieno possesso di quello che ci succede, della nostra vita, delle nostre decisioni. Perché per guarire, diciamo così, tra virgolette, a livello emotivo e finalmente raggiungere gli obiettivi, bisogna alzarsi e prendere il toro per le corna, come si suol dire. E accettare i rischi che questo ovviamente comprende. E alle volte è necessario rompere delle regole per raggiungere questi risultati e bisogna gridare quasi, ecco, come ci dice questa carta, al cielo la nostra felicità, la nostra gioia, la nostra esuberanza deve prendere proprio il controllo della nostra vita in questo momento. Siate anche un pochino leggeri in questo periodo proprio nella vita, non diciamo, ecco, tarpatevi le ali, non lo fate, siate voi stessi, sentitevi se potete anche un po' bambini, cercate di meravigliarvi della vita stessa, di vivere quante più esperienze possibile, di lasciare appunto la vita scorrere. Magari avete bisogno in questo momento, è il momento ideale per prendersi un giorno di riposo al lavoro, non so, fare un qualcosa di nuovo, anche vivere tutti quei piccoli momenti, quelle piccolezze della vita che ogni tanto, proprio perché la vita al giorno d'oggi è frenetica e molto incasinata, non cogliamo più, quindi permettiamoci di essere un po' più leggeri, un po' più, non so, disattenti, ecco, distratti, distraiamoci in senso positivo, diciamo così. Cercate di riscoprire cosa c'è di bello nella vita giorno per giorno e cercate anche di espandervi verso gli altri, diciamo così, non siate troppo solitari.
Quindi abbracciate tutti gli aspetti della vita, dal profumo di un fiore all'assaggiare un cibo nuovo, insomma, fate esperienze, siate voi stessi, siate più leggeri, siate meno rinchiusi in quegli schemi, in quelle gabbie che purtroppo spesso la quotidianità ormai ci impone. Perché comunque qualcosa di buono è all'orizzonte, ma per poterci arrivare bisogna essere un po' meno quadrati, ecco, diciamo così. Come dico ogni volta che leggo una carta di questo mazzo, comunque utilizzo questo mazzo, ricordo sempre che questo mazzo, che si chiama The Sacred Traveler, ovvero il viaggiatore sacro, fa sempre delle similitudini e delle metafore appunto riguardo un viaggio, che in questo caso è appunto la vita, e il viaggiatore che siete voi. E appunto, cosa vuole dirci il mazzo del viaggiatore sacro? Ci dice che un viaggiatore che spesso si trova appunto su una strada, un viaggio tortuoso, una strada tortuosa, un sentiero anche non facile, spesso pensa che la felicità arriverà solo al termine di quel viaggio così faticoso. Però se ci fermiamo un attimo a pensare, il viaggiatore in realtà sa che per essere felici al termine del viaggio, il modo più veloce per arrivare a questa felicità, diciamo finale, in realtà è iniziare a essere felici già dal momento presente, perché non c'è bisogno di arrivare proprio alla fine del viaggio per godersi un qualcosa, si può godere anche del percorso stesso. Molto spesso c'è questo detto appunto che dice l'importante non è la meta ma godersi appunto il viaggio, no? E questo è proprio quello che ci dice questa carta, che l'entusiasmo spesso che ci pervade quando ci rendiamo conto di quello che già abbiamo senza aspettare un qualcosa di più, diciamo, importante come appunto la fine del viaggio stesso, quello che si ha già, spesso non ci salta all'occhio, diciamo, lo lasciamo un po' da parte, mentre invece in questo caso sarebbe il caso, appunto, in questo caso sarebbe il caso, sarebbe meglio, ecco, diciamo così per non ripetermi, sarebbe meglio osservare anche queste piccole cose che ci possono portare gioia sin da subito. Perché diciamo che spesso se lasciamo andare questo entusiasmo, se non ci occupiamo anche di essere un po' più, appunto, come dicevamo prima, leggeri, un po' più bambini, ogni tanto è come se avessimo dentro di noi qualcosa di dormiente che non ci fa godere appieno la vita, che non ci fa godere appieno di quello che abbiamo, e spesso anche la salute ne risente. E mentre invece sì, facciamo questo piccolo passaggio, questo piccolo sforzo di essere meno adulti ogni tanto, meno quadrati, come dicevo prima, e meno schiavi di determinati schemi, possiamo solo che diciamo, possiamo godere di vari benefici e possiamo anche renderci conto che a volte appunto basta veramente poco per essere più soddisfatti, per essere più in pace con noi stessi, ecco. E quindi diciamo che in questo periodo per voi vale proprio la pena di provare questo diciamo, approccio differente alla vita, anche per chi ad esempio appunto ha una forte componente spirituale nella vita, chi è molto religioso, chi crede molto, questo ci può anche, permette anche questo atteggiamento di avvicinarsi di più a qualsiasi tipo di divinità o concetto spirituale in cui noi crediamo. E quindi ecco, siate più leggeri, siate più grati per le piccole cose, siate meno quadrati in questo periodo della vostra vita, cercate di lasciarvi andare un po'. Adesso andiamo invece a vedere cosa ci dice la prossima carta. Andiamo a vedere adesso la terza carta di questo mazzo, che è una carta dei tarocchi del mazzo Everyday Witch. E in questo caso ci si presenta alla rovescia. Vediamo un po'. Oh, ok, l'eremita. Sottosopra però. Sapete che i tarocchi, a differenza delle carte oracolo, cambiano significato se appaiono, diciamo, all'inverso.
andiamo un pochino a scoprire che cosa ci vuole dire questa carta più nel dettaglio. Adoro, come dico sempre, tantissimo quando i mazzi che utilizzo per questi tipi di video si mettono proprio in accordo tra di loro, cioè il significato di ogni carta chiarisce sempre di più quello di quelle precedenti e mostra un unico quadro, diciamo, finale, che ci fa capire proprio che quel messaggio e quelle carte non sono casuali, perché continuano a ripetersi, a dirci sempre le solite cose, le solite, la stessa cosa. Che cosa abbiamo qui? Come diciamo, c'è l'eremita all'inverso. Intanto osserviamo la carta. Sulla carta dell'eremita c'è questa streghetta seduta a gambe incrociate di fronte a un falò che emana tanta luce. Intorno abbiamo un gufo che spesso simboleggia la saggezza, un gatto che se la dorme in modo molto pacifico, e lei anche è tranquilla, calma, serena, un aspetto sereno e ha gli occhi chiusi, ma non sta dormendo, sta meditando in un modo molto, appunto, pacifico, perché anzi ha anche tolta il cappello, ha posato la scopa, non è preoccupata di quello che la circonda, che intorno comunque ha un bosco buio, però lei è molto tranquilla, molto fiduciosa e rilassata. La frase che ci indica il libro come, diciamo, rappresentativa di questa carta, il libro che accompagna questo mazzo, ci dice che dice "There is wisdom in listening to the silence", quindi c'è saggezza nell'ascolto del silenzio, perché ci dice anche che alone is not the same thing as lonely, di nuovo, quindi la solitudine qui viene detto, cioè in inglese si dice in modo diverso, quindi qui alone non è la stessa cosa di lonely, perché alone può significare appunto solitudine in senso positivo, mentre invece, come dicevo anche prima, lonely, loneliness spesso, cioè, è comunque un significato negativo, cosa che in italiano invece è solitudine, si dice per tutte e due le cose. E in questo caso diciamo che abbiamo la versione alla rovescia, e come penso ormai sappiate se mi seguite da un po', comunque se vi interessate alla lettura di carte, di tarocchi, quello che sia, sapete che quando la carta esce alla rovescia il significato molto spesso è appunto ribaltato, così come la carta stessa. L'eremita in genere ci dice che appunto è tempo di essere soli per un pochino, che appunto, come diceva anche la carta di prima, la solitudine non è necessariamente una cattiva cosa, anzi può essere molto positiva, però se, come abbiamo visto anche poco fa, dopo la carta dell'isola, che ci diceva appunto di stare un po' soli per un periodo, che ricordiamo la solitudine può essere anche, non so se, non mi ricordo se l'ho detto prima, ma solitudine può anche essere, ad esempio, se questo periodo siete, diciamo così, incerti su una relazione, se iniziare una relazione, comunque dal punto di vista romantico, solitudine può anche voler dire che quello non è il momento adatto per intraprendere quella relazione o per portare avanti quella relazione. Però appunto la solitudine in questo caso, in quella carta, era vista in senso positivo. Ma cosa succede adesso che è vista, che la carta è alla rovescia? Se vi ricordate, la carta precedente, prima di questa, era una carta invece che appunto ricordava un po' comunque la gioia di vivere, l'essere un po', diciamo così, bambini, l'essere un pochino, diciamo così, leggeri nella vita, no? Abbiamo visto poco fa appunto la carta che si chiamava Embracing Enthusiasm, quindi abbracciare l'entusiasmo, quindi accettare l'entusiasmo nella propria vita. In questo caso, allora, perché prima la carta ci dice di stare soli e poi ci dice di essere invece molto leggeri e abbracciare con entusiasmo le cose? Adesso, a chiarire un pochino la situazione, ci viene in aiuto l'eremita alla rovescia, perché quando si presenta sotto sopra questa carta agisce in un determinato senso, quindi parla di regresso, come se
indicasse un ristagno sterile, frustrante, come se ci fosse una vita, come se ci fosse inerzia nella vita, una sorta di ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, della paura della realtà e del confronto con essa. Ci indica che forse la persona a cui è rivolta questa carta è una persona timida, timorosa, un po' diffidente, che appunto vuole la solitudine, ma in senso negativo perché si un po' sfugge al contatto con gli altri esseri viventi e rimanere anche un po' forse in modo narcisistico spesso con se stesso. Quindi, che cosa ci vuole dire questa carta? Vuole rafforzare ancora di più i significati delle due precedenti, ovvero cerca la solitudine, che è quello che ci diceva la carta dell'isola. Prenditi il tempo per stare con te stesso, per stare da solo, ma successivamente c'è anche la carta che ci dice sii entusiasta, sii un po' bambino. Quindi, che cosa ci... non prendere la solitudine come un qualcosa di, diciamo così, di un pretesto per essere più, non so come dirlo, però per essere pigro, ecco, per dire no, non voglio più parlare con nessuno, non voglio parlare con gli amici, cioè non è una cosa negativa, è ancora di più, questo ci dice, sii positivo, sii entusiasta, sii contento di fare le cose, ma falle pensando a te stesso, senza lasciarti troppo coinvolgere dagli altri e dalla vita, quindi sii positivo, sii entusiasta sicuramente e prendi questa solitudine come un qualcosa di un dono, un qualcosa di positivo che ti può servire per la crescita personale, per essere contento di te stesso, per essere più propositivo verso gli altri, perché isolarsi dagli altri non significa, attenzione, che se noi decidiamo di stare un po', diciamo, in raccoglimento con noi stessi e ci scrive nostra madre un messaggio, ci chiama il nostro amico, noi non dobbiamo assolutamente parlargli e risponderci e eliminarci completamente dalla sfera sociale, dalla vita di tutti i giorni, assolutamente no. Significa comunque saper dire quel no che ci può portare a godere di più di alcune cose che in quel momento ci servono. Ad esempio, nostro amico o nostra amica ci chiede usciamo, stiamo insieme, magari invece quella sera di uscire e di stare insieme, statevene per conto vostro a casa, vi leggete un bel libro, vi mettete, non so, a disegnare, vi mettete su, qualsiasi cosa sia relativo a voi stessi, al fatto che appunto vi possa entusiasmare, però questo entusiasmo appunto di cui parlavo prima deve essere un qualcosa che riguarda voi stessi e nessun altro, anche appunto magari parlando di relazioni. Forse magari questo è un momento appunto per non intraprendere una relazione o non mettere più carne al fuoco in una relazione che magari ci suscita qualche dubbio, ci fa venire qualche paura, ci viene qualche, non lo so, qualche ansietta di sottofondo, diciamo, può succedere, no? Però ecco, appunto, quello è il momento per preoccuparsi di noi stessi, non in modo negativo, quindi non essendo catastrofici, come ci dice questa carta, attenzione, perché il pericolo è proprio quello. Questa carta rovesciata ci dice che spesso quando la solitudine sfocia in una situazione come quella che vi dicevo prima, quindi la situazione diventa stagnante, ci si intrappola, intrappoliamo noi stessi in questo schema appunto in cui ci ritroviamo da soli, ci mette paura, la prendiamo come, diciamo, scusa per non fare le cose, diciamo per chiuderci un po' della serie, ecco, io adesso ho bisogno di stare da solo, quindi uso questa cosa come scusa per non fare altre cose che invece mi spaventano e mi preoccupano. No, deve essere appunto un monito proprio per dirci fai questa cosa, però falla in questo modo, perché ti serve di farla in questo modo, perché altrimenti diventa una situazione negativa, va a finire in modo opposto, quindi non è un qualcosa che ci aiuta a crescere, che ci aiuta a raggiungere un risultato positivo. Quindi diventa poi, ci ritroviamo in momenti di stasi, di chiusura, o anche appunto possiamo usare questa scusa perché abbiamo paura di un coinvolgimento o di responsabilità che magari appunto come dicevamo prima nella relazione, una relazione comporta ovviamente. E, quindi bisognerebbe essere
diciamo così, attenti a non cadere in questo schema negativo. Per questo l'eremita rovesciato dopo quelle due carte ci aiuta a chiarire il punto, perché effettivamente se noi ci pensiamo le due carte di prima sembrano di primo acchito completamente differenti, quindi la solitudine, però l'entusiasmo, quindi tutto lasciar correre le cose, lasciar scorrere la vita, l'entusiasmo da bambini, e poi si pensa e come si conciliano queste due cose. Ecco che l'eremita al rovescio ci spiega un pochino che cosa intendevano le due carte precedenti. Adesso vediamo l'ultima carta e vediamo il consiglio che ci dà alla luce di queste nuove scoperte. L'ultima carta. Vediamo adesso, appunto, l'ultima carta che ha solo un messaggio scritto invece di immagini. Che cosa ci chiarifica? Cosa ci dice? Realize your worth. Quindi, capisci, comprendi, realizza qual è il tuo valore. Mi sembra che questa carta, diciamo, completi perfettamente quelle che abbiamo visto fino adesso, quindi la solitudine, l'entusiasmo, ma anche l'attenzione a non cadere in schemi negativi che la solitudine ogni tanto può indurre. Quindi forse appunto questo per voi, alla luce di queste quattro carte, è un momento per fare un passo indietro, per occuparvi di voi stessi, per diciamo riprendere un po' quell'entusiasmo da bambini che ogni tanto si perde e capire esattamente, effettivamente, qual è il vostro valore, che vi meritate, le cose che ogni tanto uno crede di non meritare, perché appunto siamo purtroppo spesso pessimisti, spesso non ci rendiamo neanche conto effettivamente di qual è il nostro vero valore. Magari ci mettiamo a confronto con gli altri o cose di questo genere, ecco. Quindi, appunto, questo mazzo ci dice che è il momento di una pausa. Ma una pausa che deve portarci poi a una rinascita positiva e che deve essere un momento di pausa che però deve finire, deve arrivare ad una fine. Quindi fate un passo indietro, prendetevi del tempo per voi, del tempo per appunto tornare bambini, avere un po' quell'entusiasmo che forse spesso nella strada facendo nella vita si perde, e poi uscite da questo schema, diciamo, non cadete nello schema negativo della solitudine, quindi non abbiate paura di uscire dalla solitudine e allo stesso tempo non beatevi troppo di questa ritrovata, diciamo così, fanciullezza, perché comunque tutto questo deve essere un qualcosa che porta a dei frutti, a un qualcosa di positivo che poi ci fa riprendere la vita di petto, ci fa riprendere con più consapevolezza la quotidianità. Magari appunto può essere anche qualcosa relativo a una relazione, magari c'è un momento di incertezza, di paura, di confusione, di stallo. Ecco, prendetevi una pausa, pensate a voi stessi, dedicate del tempo a voi stessi. E magari questo tempo vi serve anche per capire che forse dovete prendere una pausa da questa persona, forse dovete lasciar perdere le relazioni sentimentali per un po', perché poi magari sarete più pronti ad affrontare quello che il futuro vi riserverà, che magari sarà, cioè, ad esempio, la persona giusta per voi. E avendo comunque intrapreso un percorso di solitudine, di introspezione e di cura di voi stessi, chiaramente sarete più pronti a intraprendere ad esempio anche una nuova relazione. Spero che la lettura di questo mazzo per voi abbia un significato, perché poi chiaramente ognuno ha la sua vita e ognuno di noi ha delle situazioni, e quindi sta a voi poi capire di che cosa parla esattamente questo mazzo a seconda di quello che state passando in questo periodo. Grazie per aver scelto questo mazzo e per aver visto questo video. Se non volete vedere anche gli altri mazzi, ci vediamo al prossimo video. E niente, grazie, a presto. Andiamo a scoprire che cosa ci vuole dire questo quarto mazzo, ovvero il mazzetto dell'acqua marina. Bellissimo questa pietra. Mi ricordo che l'ho comprata perché ricordava un po' la forma di una falce di luna. Non ci dilunghiamo. La prima carta viene dal mazzo Earth Magic, che è un mazzo di carte oracolo. E vediamo un po' nel dettaglio, si tratta della carta quindi nebbia, qualcosa di un po' celato, ecco. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa dice questa carta. Osservate bene questa carta.
veiled, quindi ha un qualcosa di velato, di celato, ecco, da questo punto, un velo della nebbia. Ma in realtà cos'è la nebbia? La nebbia è semplicemente una nuvola molto bassa, una coperta di acqua cristallizzata che non è riuscita ad avere, a raggiungere la densità per diventare pioggia. E più è spessa, e più è densa, e più ovviamente è umida e ci impedisce di vedere chiaramente quello che c'è intorno. Può essere così spessa che appunto ci rende quasi impossibile vedere proprio quello che ci sta un palmo dal naso. E durante, diciamo, questi avvenimenti c'è anche una sorta di, diciamo, di silenzio quasi che pervade, no? L'ambiente circostante, come se fosse ovattato anche dal punto di vista del suono. E metaforicamente parlando, questo può capitare anche a livello di sentimenti, a livello di emozioni, a livello di vissuto, ecco. Ogni tanto ci sembra quasi di essere chiusi in una sorta di bozzolo impenetrabile, che non ci permette di sentire bene, di vedere con chiarezza, di muoversi anche come vorremmo. Come se non riuscissimo a muoverci, a fare niente, tranne che rimanere fermi, immobili, ad aspettare che le cose succedano. Quindi rimanere proprio immobili davanti alla vita stessa. Però se ci pensiamo bene, anche quando la nebbia è più fitta che mai, prima o poi ci può essere un raggio di sole che riesce a squarciarla e che ci raggiunge, quindi che ci illumina e che si riesce ad infiltrare in questo velo così spesso, così pesante. E quando questo raggio ci raggiunge all'interno di questa coltre di nebbia così fitta, diciamo che noi possiamo invece già pregustare il calore che di lì a poco potremo sentire sul corpo, la luce che ci pervaderà, è il calore che risveglierà il nostro corpo da quel freddo umido che la nebbia appunto ci porta addosso. E piano piano, con il disperdersi di questo velo, di questa nebbia che si disfa, intorno iniziamo a rivedere le cose che prima non vedevamo più, quindi l'albero che era lì a pochi passi, la pozzanghera che avevamo quasi di fronte ai piedi, quindi piano piano ricominciamo a vedere le cose con chiarezza. Quindi forse, forse, forse voi che avete scelto questo mazzo in questo periodo siete molto confusi, siete molto incerti su qualcosa e soprattutto forse siete incerti su come effettivamente questa situazione potrà finire, su cosa potete fare, su come potete muovervi per far sì che questa situazione che vi opprime si possa risolvere. Però dovete ricordarvi che questa nebbia prima o poi, per forza di cose, si dissolverà. Ovviamente ci possono essere molti modi per affrontare la situazione e per far sì che questa nebbia si disfi, diciamo, in modo più veloce a livello emotivo. Quindi come si affronta un problema, come ci si mette davanti, come ci si pone davanti a un problema, davanti a una situazione, spesso può fare la differenza anche in termini di velocità in cui questa situazione può dissolversi, perché pensiamo magari a una persona che ha un problema e si cruccia tantissimo, comincia a guardare tutti gli altri problemi che questo problema comporta, quindi entra in un circolo vizioso e non ne esce più. Se invece magari quella persona affrontasse il problema diversamente, pensando sì, effettivamente è un problema, ma sicuramente ci sarà un modo per risolverlo, prima o poi si risolverà. Come lo posso affrontare? Quali sono le cose che invece sono indipendenti da me e sulle quali non debbo crucciarmi? Perché comunque anche se io mi faccio il problema, purtroppo non sono nella mia possibilità. Magari quella persona si preoccuperà solo del problema in sé, non di tutte le piccole cose che questo problema comporta, e quindi non ne farà un punto da dover analizzare ogni giorno della sua vita. E quindi quando questo problema si risolverà, sembrerà che sarà passato molto meno tempo, perché il problema, il cruccio, non occupa la giornata 24 ore su 24 di questa persona. E quindi spesso dipende anche dal nostro assetto mentale, dalla nostra forma mentis, come e quanto tempo impiegherà un problema a risolversi. E quindi spesso anche
il dire a noi stessi che va bene essere confusi ogni tanto, diciamo, permetterci di essere confusi, permetterci di avere delle paure, ogni tanto serve a non focalizzarsi troppo sulla paura e sulla confusione stessa. E, diciamo, probabilmente nella vostra vita sta succedendo qualcosa che vi rende, appunto, come dicevo prima, confusi e preoccupati. Ma diciamo che se spesso ci si muove in un modo azzardato per cercare in tutti i modi disperatamente che quella situazione si risolva, quindi anche prendersi dei rischi un po' troppo eccessivi, o comunque fare una mossa che già si sa in partenza essere azzardata, o che comunque non è detto che questa cosa risolva il problema davvero, magari è dettata solo dalla fretta, dalla frustrazione. Spesso invece si crea la situazione opposta, quindi si rischia solo di creare più confusione ancora, più incertezza ancora, e il problema non si risolve comunque, quindi si peggiora la situazione. Quindi forse in questo momento il fatto di avere questa nebbia intorno ci invita ad essere più pazienti, ad essere più calmi e ad aspettare che questa nebbia passi senza focalizzarsi troppo sul fatto che questa nebbia ci sia. Certo, la nebbia c'è, la vediamo, ci crea confusione, ci crea ansia, ci crea anche un po' di paura, ma dobbiamo focalizzarci di più sul fatto che tanto prima o poi il sole da quella nebbia passa. Quindi aspettare, anche con un po' di paura, con un po' di confusione, accettare che ci sia, ma non prendersi dei rischi inutili. Quindi semplicemente aspettare che la luce del giorno si faccia più intensa e che sciolga e dissolva questa nebbia. E quindi sì, ecco, essere un po' più, diciamo, pazienti in una situazione di stallo. Perché purtroppo le situazioni di stallo succedono, ci saranno sempre. L'importante è il nostro atteggiamento invece nei confronti di questa situazione. Molto spesso fa la differenza come noi affrontiamo un problema o una situazione nella risoluzione della situazione stessa. Vediamo intanto cosa ci dice anche la prossima carta, così facciamo un po' più di chiarezza su questo argomento. Andiamo a scoprire adesso la seconda carta di questo mazzo, il mazzo dell'acqua marina. È una carta proveniente dal mazzo Sacred Traveler, che è di nuovo un mazzo di carte oracolo. Vediamo un po' nello specifico di che carta si tratta. È la carta View from Above, quindi vista dall'alto, che ci dice Get the big picture, quindi di guardare il quadro generale delle cose. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa significa. Questa carta si chiama appunto View from Above, quindi vista dall'alto. E ci dice sotto appunto Get the big picture, ovvero guardate diciamo, al quadro d'insieme delle cose. Cosa ci dice questa carta? Questa carta ci dice di non perderci in dettagli e diciamo di non andare a preoccuparsi delle piccole cose, magari davanti a un problema, andare ad analizzare e andare a appunto proprio a preoccuparsi di ogni piccolo dettaglio in una situazione, è il caso di guardare il quadro generale, quindi una vista più ampia del problema. Come se immaginate di guardare un qualcosa, un oggetto molto da vicino e notarne tutte le imperfezioni, notarne tutte le asperità della superficie di un qualcosa e quindi preoccuparsi per ogni piccola cosa. Immaginate invece di allontanarvi tantissimo da questo oggetto e vederlo dall'alto. Chiaramente vedrete meglio anche dove è posizionato l'oggetto, non salteranno all'occhio più quelle piccole cose e quindi sarete in grado appunto di vedere un problema da un altro punto di vista. Dovete un attimino preoccuparvi delle cose davvero importanti e non appunto di nuovo perdervi nelle piccolezze che possono peggiorare anche una situazione e distogliervi dal vero problema o dalla vera situazione a questo problema. Tutto il resto sarà poi conseguenziale. Una volta abbracciata questa vista più ampia, tutto il resto verrà di conseguenza. Sarebbe il caso di analizzare la vostra vita, ogni area della vostra vita, e valutare qual è diciamo, l'insieme di
di queste appunto aree della vostra vita, di queste porzioni, ecco, chiamiamole così, di quello che fate, di quello che vi capita, di quello che vi preoccupa. E una volta, diciamo, passate in rassegna tutte le varie branche della vostra vita, mettetele insieme e guardate il quadro più ampio e cercate di prendere le vostre decisioni di questo periodo utilizzando questo metodo. Questo mazzo, lo dico sempre, è un mazzo che si chiama appunto The Secret Traveler, quindi il viaggiatore sacro. E il mazzo, scusate se dico sempre le stesse cose, però dato che magari c'è chi sceglie più mazzi da, diciamo, da consultare, però c'è anche chi magari appunto ne sceglie uno solo, forse sono la maggior parte delle persone, la maggior parte di voi fa questa scelta, anche no, è d'accordo. Appunto, è bene ricordare, diciamo, le caratteristiche particolari di questi mazzi. E appunto in questo caso si parla di un mazzo che si chiama Viaggiatore Segreto e abbiamo anche delle fusa. Sì, amore, vieni qui con me. Non ci distogliere che stiamo facendo una lettura importante. E niente, quindi praticamente questo mazzo fa sempre una sorta di, come si dice, di paragone, ecco, mi viene la parola, con il viaggio e il viaggiatore. Quindi, cosa ci dice questa carta? Cosa vuole questo viaggiatore? Cosa ci vuole dire? Ci dice che è facile dimenticare, diciamo, qual è il viaggio, diciamo, qual è la meta, ad esempio, ecco, del viaggio. Quando, diciamo, ci troviamo appunto ad affrontare un tragitto che giorno per giorno ci presenta delle sfide, ci presenta delle prove che mettono appunto a dura prova, scusate la ripetizione, la nostra sopravvivenza stessa. Qui ovviamente il viaggio è una metafora per la vita stessa, chiaramente. Però quando noi durante... Che c'è, amore? Stai buona. Scusate, è un dramma oggi. Quando ci troviamo ad affrontare giorno per giorno delle sfide, delle cose che ci preoccupano, che ci spaventano, è facile, diciamo, perdere di vista qual è l'obiettivo e, diciamo, perdere un po' la strada, ecco. Quindi, è per questo che bisogna prendersi del tempo, perché è solo quando il viaggiatore si prende tempo per... Si ferma un attimo e pensa a qual è la meta, a qual è il significato generale, quindi in questo caso the big picture, quindi il quadro generale delle cose, si rende conto appunto che l'ansia, la paura sono solo temporanee, perché magari oggi abbiamo paura di qualcosa, quando questa situazione si risolverà, appunto, quest'ansia passerà. Purtroppo la vita è ciclica, quindi sicuramente se questo momento è per voi stressante, poi passerà, poi ne ritornerà sicuramente un altro, perché la vita è così. Speriamo sempre tutti quanti di non avere momenti bui, momenti stressanti, paure, però purtroppo succede e dobbiamo rassegnarci a questo. L'importante è il modo in cui affrontiamo questi periodi, questi momenti e determinate situazioni. Quindi in questo caso allontanatevi dalle piccole cose, i piccoli dettagli che creano preoccupazione e paura e concentratevi invece sul quadro appunto generale. Immaginatevi nel futuro, chiedetevi se quello che state facendo in quel momento, se le preoccupazioni che avete in quel momento sono importanti per il voi del domani, per il vostro futuro voi. Quindi focalizzatevi su questi, sui problemi che veramente sono importanti e che veramente hanno un senso sul quale effettivamente vale la pena spendere delle energie. Quindi mantenetevi focalizzati sui problemi importanti, sulle cose importanti della vita e lasciare che tutto il resto scivoli via. Dice invece la prossima carta. Andiamo adesso a svelare la terza carta di questo mazzo, che è una carta proveniente dal mazzo di tarocchi Everyday Witch. Quindi passiamo a una carta dei tarocchi. E la carta, nello specifico, che ci si presenta davanti
andiamo un pochino, anche alla luce del messaggio precedente, dei messaggi precedenti, a vedere cosa ci dice questa carta. Stesso tempo.
andiamo adesso a scoprire cosa ci deve dire l'ultima carta del mazzo, che non ha immagini ma solo una frase che riepiloga il tutto. Cosa ci dice questa carta? Ci dice "Don't dwell on past mistakes", che mi sembra perfetto, conclude il quadro di questo mazzo alla perfezione. Vediamo come. Questa carta ci dice appunto di non indugiare negli sbagli passati, quindi non continuare a stare su questi schemi che ci hanno portato alla situazione attuale, quindi non continuiamo a fare gli stessi errori del passato che abbiamo già fatto. Vediamo come questa cosa si, diciamo, concilia con le altre. Abbiamo visto che le altre carte più o meno ci danno tutte quante lo stesso messaggio. Abbiamo visto la carta della nebbia, quindi fog, veiled, e poi abbiamo visto anche la carta della big picture, quindi dello sguardo d'insieme, e poi alla fine abbiamo visto il 4 di coppe, quindi quel consiglio che ci dava il 4 di coppe del guardare, del non aspettare per forza che arrivi il momento perfetto, il lavoro perfetto, qualcosa di perfetto che noi, a cui noi aspiriamo, perché alle volte vogliamo solo ed esclusivamente la perfezione, e quindi magari in questo modo ci passano davanti delle cose che invece neanche valutiamo e potrebbero essere molto positive. Non è sbagliato aspirare alla perfezione, per quanto non sia di questo mondo, però molto spesso bisogna essere un pochino più indulgenti, ecco, diciamo, sia con noi stessi che con le occasioni che ci passano vicino. Dobbiamo essere un po' più attenti a quello che ci succede intorno, ecco. E quindi appunto la prima carta appunto ci diceva invece che in questo periodo, questo mazzo in generale, ecco, diciamo così, invece di parlare delle singole carte, questo mazzo riguarda appunto la non immobilità, ecco, non so se in italiano sia proprio una cosa carina da dire, però è un invito, ecco, alla mobilità, diciamo così che è meglio. Forse, probabilmente, voi che avete scelto questo mazzo, in questo periodo siete bloccati, avete delle indecisioni, avete delle paure, avete appunto dei freni, vi mettete da soli dei freni nei confronti di qualcosa o di qualcuno, e vi sentite appunto bloccati, ma avete una sorta di fretta di risolvere questo problema, non ce la fate ad aspettare, fareste qualsiasi cosa, anche la più strana, la più sbagliata, per poter uscire da questa situazione. E magari l'avete già fatto, magari si tratta appunto di una situazione sentimentale in cui avete già vissuto degli schemi simili e state facendo appunto gli stessi errori, oppure si tratta di un qualcosa legato al mondo lavorativo, a un'amicizia. Ora questo chiaramente poi sta a ognuno di voi che avete scelto questo mazzo collocare appunto questi consigli in un'area della vostra vita, però appunto questo mazzo ci dice che non bisogna assolutamente ripetere gli errori del passato, i vecchi schemi, bisogna cercare un attimino di fermarsi, di non aspirare necessariamente a una sorta di perfezione e di chiudere gli occhi davanti a tutte le possibilità che invece ci vengono offerte per uscire da questa situazione, perché magari voi avete un'idea in testa che è precisa, che è quella, e per risolvere questa situazione, per arrivare appunto a quel traguardo, sareste disposti a fare qualsiasi cosa, vi volete sbrigare, volete spicciare di corsa, perché avete l'esigenza che questa situazione cambi. Ma spesso, appunto, come ci diceva la prima carta, se si fa una mossa azzardata, la situazione si rischia anche di peggiorare. Anche la seconda carta ce lo dice, perché la seconda carta ci dice "Get the big picture", quindi guardate il quadro d'insieme, non vi soffermate sulle piccolezze, i piccoli dettagli, le piccole cose, guardate la situazione da un punto più ampio, cercate di valutarla nella sua interezza, e anche come questa situazione, diciamo, infierisce sulle altre della vostra vita, sulle altre sfere della vostra vita, per aiutarvi appunto a prendere una decisione su come agire, che non sia dettata solo dalla paura, e non abbiate paura di avere paura, anche se è un gioco di parole, perché spesso sentirsi confusi, sentirsi spaventati non è una cosa, come ci dice la prima carta,
Bisogna anche darsi il permesso ogni tanto di essere confusi, di essere spaventati, perché poi, come invece ci dice la quarta carta, ecco che tutto appunto si lega, spesso si prendono delle decisioni, si fanno delle cose per uscire da questa situazione che sono azzardate e ci portano invece al risultato opposto, quindi al peggioramento e alla complicazione della situazione. Forse questo è un momento appunto invece per voi di valutare la cosa da più punti di vista, come ci dice vi consiglia la vostra carta, di guardare la situazione da un quadro più ampio, di accettare, ecco, che questa situazione sia difficile, che siete confusi, sapendo che tanto comunque la situazione prima o poi in un modo o nell'altro si risolve, e non affrettarvi in qualsiasi modo a voler risolvere questa situazione, ma di guardare tutte le possibili scappatoie che questa situazione offre, e prendere una decisione in base anche a questo, valutando appunto la situazione, come dicevo prima, da un punto più ampio, e unire anche questa situazione stessa alle altre sfere della vostra vita, se ovviamente le va ad, diciamo comunque, ad influenzare, perché quando mai una qualcosa che ci succede nella vita è a compartimenti stagni, sempre un qualcosa che ci succede va a finire che si lega con altre sfere, che siano sentimentali, lavorative, la famiglia, la salute, ecco lì che tutto si lega. Quindi mi raccomando, ricordatevi di non ripetere i vostri schemi, gli errori passati, perché in questo caso è meglio invece, appunto, di nuovo fare un passo indietro e valutare le cose diversamente. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per aver scelto questo mazzo. Se avete scelto questo mazzo e basta e non ne volete vedere altri, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Se invece c'è qualche altro mazzo che vi ha colpito, ovviamente andate a consultare con il minutaggio in descrizione. Io vi ringrazio comunque, vi abbraccio e ci vediamo con il prossimo video.